Venerdì nero per i trasporti a Napoli a causa dello sciopero che ha paralizzato autobus, metropolitane, funicolari e mezzi EAV dalle 11 alle 15, tutti a piedi. Lo sciopero proclamato dalla Filt CGL ha visto incrociare le braccia non solo autisti e dipendenti delle aziende di mobilità, ma anche al personale amministrativo. Un piano, dichiara il segretario generale della Filt CGL Napoli, Natale Colombo, che prevede interventi intensivi a totale carico dei lavoratori, molti dei quali per consentire il pareggio di bilancio nel 2019, che porteranno poi alle procedure di licenziamento secondo la legge 223/91. Intanto a pagare dazio ancora una volta l'utenza, tantissimi pendolari fermi questa mattina sotto il sole alle fermate e sulle banchine della metropolitana. No, io sto tornando a casa da lavoro, cioè non sono potuto andare a lavorare, questo è il discorso. Sono avvelenata. A pagare sempre l'utenza? Sì, eccoli qua, tutti i biglietti, fatti e non usati. L'ho visto al computer, ma non ho andato a lavorare. Come tornerà a casa adesso? Dice che più tardi dovrebbero uscire, aspetto quando escono. Sì, non era a conoscenza dello sciopero purtroppo, quindi è rimasto fregato. Stamattina come tornerà al lavoro, a casa, dove deve andare? Non ne ho idea, assolutamente non ne ho idea. Dovrei aspettare che finisce alle 15 se non vado errato. Uno sciopero a settimana però penalizza l'utenza. Sempre gli utenti, quelli che poi pagano le conseguenze di scioperi giusti o ingiusti, questo poi è da vedere, da capire. Insomma. No, sono appena tornato da Praga e abbiamo trovato questo disagio. Adesso come torni a casa? Prenderemo un taxi, purtroppo... Va così.